Siamo con Andrea Bianchimano. Che tipo di partita è stata, Andrea? Noi diciamo che volevamo un po' rivendicare la partita dell'andata, perché sicuramente siamo cambiati come gruppo, come atteggiamento, come mentalità, e penso che oggi l'abbiamo dimostrato sul campo il vero valore di questa squadra. Cos'è successo in occasione del primo gol e appunto quello che ce lo racconti? Ma io sono andato a esultare con i miei compagni e a un certo punto ho sentito una testa di un mio giocatore che mi sbatteva contro la mia e ho capito subito che era, diciamo, successo qualcosa di grave, ma in queste circostanze ci sta perché dalla foga dell'esultare per il gol sono cose che capitano. Cosa si prova a tornare titolare dopo tanti giorni e fare due gol? Io cerco sempre di mettere in difficoltà il mister durante la settimana. Magari c'è il periodo che vede meglio un altro giocatore, ma io quando mi chiama in causa il mister cerco sempre di farmi trovare pronto e di far vedere quello che valgo. A chi dedichi la doppietta? Lo dedico a Martina, la mia compagna, che ogni giorno mi sprona a fare meglio perché sa che ho tante potenzialità che magari non riconosco neanche io. Se ci racconti la tua esperienza con il Covid. Diciamo che non è una bella esperienza perché sia io che la mia compagna siamo stati positivi per quasi un mese con praticamente quasi tutti i sintomi, che sia febbre, tosse, vomito. Quindi consiglio a tutti di stare molto attenti perché è un'esperienza davvero brutta e cerchiamo di seguire tutte le ordinanze che ci danno, la mascherina e il distanziamento.